Ciao, sono Johnny Renati, fondatore e titolare di Lestar Animazione. Oggi ti parlerò della nostra festa a tema gaming. La festa a tema gaming è pensata per tutti quei ragazzini dai 10 ai 12 anni che dell'animazione non ne vogliono sapere proprio. Creeremo nella sala feste che hai scelto a casa tua, in qualsiasi luogo, una sorta di Luna Park virtuale, come puoi vedere nel video alle mie spalle. Un Luna Park virtuale con diverse postazioni, e in particolar modo porteremo un visore con la realtà virtuale, una nuova tecnologia che si sta espandendo un po' in tutto il mondo. Lo porteremo direttamente a casa tua con diversi giochi da provare. Poi porteremo due Nintendo Wii, una con la Rock Band e una con Mario Kart e video proiettato, in cui potranno sfidarsi fino a 4 giocatori in contemporanea. Porteremo una PlayStation 4 con tantissimi giochi e 4 joystick, una PlayStation retro con 4 joystick con tanti giochi caricati dentro, e soprattutto porteremo anche delle postazioni non tecnologiche per tutti quei bambini che magari non vogliono giocare con le console, vogliono svagarsi in altro modo. Allora porteremo due postazioni di tiro con l'arco e due postazioni di lancio dei barattoli. Tutto quello che ti ho appena elencato ci garantisce di far giocare fino a 20-25 bambini in contemporanea, quindi la festa con una classe media composta da 20-25 bambini risulta in maniera ottimale. Naturalmente portiamo anche le televisioni e i tavoli per appoggiare le console, insomma, e per giocare. Tutto questo verrà fatto nei primi 75 minuti di festa, dopodiché faremo una pausa per mangiare. Nella seconda parte, ovvero la parte finale della festa, andremo con la nostra sfilata sul red carpet, con il tappeto rosso e tanti gadget da proporre, e concluderemo con la Just Dance. In particolar modo sarà presente anche la Fortnite Dance, ovvero i balletti più famosi del gioco Fortnite riprodotti in videoproiezione, e dovranno essere ovviamente seguiti ed imitati da tutti gli invitati. Finito il momento della Just Dance, andremo con l'apertura dei regali e con la torta, e saluteremo tutti gli invitati che andranno a casa felicissimi di aver passato una giornata completamente diversa. Anche se tu puoi dirmi: sai, ma stanno sempre a casa a giocare alla PlayStation. È vero, ma stanno a giocare singolarmente, ognuno a casa loro, quindi è comunque un momento di condivisione di un qualcosa che fanno da soli, ma anche che possono fare in gruppo. Ed è quella la parte bella, nel senso, si divertono proprio per questo, perché possono provare l'esperienza di giocare con delle console tutti quanti insieme, e quindi oltre al gioco c'è lo scambio di parola, no? Chiacchierano, stanno insieme, e quindi quella è una cosa molto bella. E soprattutto tanti ragazzini a quell'età, se gli proponi i classici giochi di animazione, gli proponi balli, caccia al tesoro, che so, o gli spettacoli, cioè ti ridono in faccia, lo sappiamo bene. E proprio per questo abbiamo pensato la nostra festa a tema gaming, che si svolgerà sempre con un minimo di 2 animatori, chiaramente, anche se sono pochi bambini, per una gestione ottimale. Chiaramente la durata è sempre di 3 ore. Per maggiori informazioni chiamaci, mandaci un messaggio su WhatsApp, una mail, siamo sempre operativi per creare una festa spettacolare per tuo figlio, per renderti la mamma dell'anno, e soprattutto siamo anche disponibili a trovare eventualmente delle variazioni, no? Perché questo è il pacchetto così come noi lo abbiamo pensato, ma ogni festa, ogni festeggiato, ogni mamma ha delle esigenze diverse, quindi noi siamo disponibili a fare magari una festa cucita su misura per avere il miglior risultato possibile. Ci vediamo presto, e se ne hai voglia ci sentiamo ogni settimana nel mio blog Diario di un Animatore, dove descrivo tutte le problematiche che si creano alle feste e descrivo soprattutto la soluzione che abbiamo trovato per risolverle nel migliore dei modi. A presto!